siamo a inizio stagione, questa è una partita, diciamo, che di Team Cup, è la prima partita ufficiale, però diciamo che il campionato è ancora lungo da arrivare, quindi c'è molto da lavorare. È chiaro che oggi ho avuto una risposta importante dalla squadra, soprattutto per valutare un pochettino le individualità e per cercare di cominciare a vedere una bozza di organizzazione. È chiaro che venire a Salerno e fare il risultato è di grandissima soddisfazione, però in questo momento qua è importante che la squadra rimanga concentrata sull'assimilare il lavoro e cercare di continuare a crescere come organizzazione, perché oltre alle individualità, per cercare di fare bene quest'anno in seconda divisione, che è un campionato quest'anno molto particolare, oltre alle individualità ci vuole una grande organizzazione anche di squadra. In più, cosa avete avuto rispetto ai vostri avversari stasera? Io penso che la motivazione di giocare a Salerno è molto molto alta, di conseguenza per noi, diciamo, era di grandissima soddisfazione venire a giocare qui, e penso che è stata la motivazione che ha fatto un po' la differenza. Sfruttato anche i nomi, quindi una difesa un po', una linea un po' allegra, un po' stretta, voi vi siete infilati bene essenzialmente. Sì, è chiaro che noi in questo momento qua stiamo lavorando lo sviluppo del gioco, abbiamo fatto anche bene in fase di costruzione, perché siamo riusciti ad arrivare bene a centrocampo. Poi è chiaro che in questo momento qua, in fase difensiva, non trovi una squadra ben organizzata. Non è normale che in questo momento una squadra sia già sincronizzata, sia già, diciamo, equilibrata. È chiaro che se riesce a giocare un po' di più riesce a trovare sicuramente delle lacune, e noi in questo siamo stati molto bravi, ma poi davanti abbiamo anche delle buone individualità che è chiaro che poi fanno un po' la differenza. Ma noi dobbiamo ancora, diciamo, verificare, infatti oggi era un test importante per verificare un pochettino le individualità che abbiamo. C'è bisogno sicuramente di qualche cosa, però adesso con calma ci organizzeremo per cercare di vedere, analizzare bene questa partita, perché non bisogna guardare assolutamente il risultato, perché il calcio d'agosto, insomma, non è mai veritiero, quindi bisogna stare veramente svegli, attenti a valutare le effettive forze di questa squadra. Però sicuramente la società è disponibile a qualsiasi situazione, quindi è chiaro che noi dobbiamo pensare a crescere come squadra anche a livello di organico.